Un ospedale molto bello, sappiamo che ci sono molte professionalità che saranno valorizzate, dobbiamo rimettere in moto alcuni meccanismi che già col commissario con cui collaboriamo da diversi anni sono stati rimessi in moto e oggi è la dimostrazione che finalmente ad Agrigento parte la risonanza, la TAC e speriamo anche che tutti gli altri servizi, anche la mensa, le cucine eccetera, da qui a breve tempo ripartono tutte e vengono regolarizzate. All'ingresso ci sono gli addetti alla mensa che protestano, c'è la cucina chiusa da 2 anni, lei che impegno può assumere in questa direzione? Nomineremo, abbiamo già nominato un nuovo capo ufficio tecnico che è al di sopra di ogni sospetto, revisioneremo le procedure d'appalto. Però vi faccio presente che questi lavoratori non sono dipendenti nostri, sono dipendenti della ditta che già gestiva questo servizio. Certamente l'appalto sarà rivisto, sarà migliorato e saranno abbattuti tutti i costi. Dottore Termine, un evento tanto atteso dalla provincia di Agrigento, inaugurata la TAC e la risonanza magnetica. Eh sì, è una giornata diciamo felice per questa comunità, io sono felice per la mia comunità, perché stiamo regalando a questa comunità una tecnologia di altissimo livello, tra le migliori che esistono oggi in commercio, perché come voi sapete un attacco e una risonanza sono dei presidi diagnostici di alta qualità, di alta qualificazione e ovviamente serve a migliorare la qualità dell'assistenza che offriamo ai nostri cittadini e utenti. E quindi in questa giornata così fausta io credo che il nostro, come si dice, il nostro sguardo deve essere puntato a migliorare ancora molte delle cose che qua in questa Agrigento bisogna migliorare, in questa aspetto Agrigento. E l'intendimento mio e dei miei collaboratori è di continuare dentro questo solco a inanellare sempre obiettivi di miglioramento dei servizi. Per Termine, punto di riferimento non sono i poteri forti, ma il paziente. Certo, io, la mia guida sono i pazienti, il mio obiettivo sono i pazienti, la mia missione sono i pazienti, io quelli guardo, i loro bisogni, le loro ansie, le loro difficoltà e soprattutto la voglia di guarire, di curare e la voglia di affidarsi a professionisti validi. Questo è l'intendimento che io nella mia vita ho sempre cercato, da chirurgo e adesso da commissario straordinario. Quando noi facciamo le cose nella funzione dell'interesse del paziente, noi facciamo sempre cose buone. Mariella Lobello in rappresentanza del governo regionale per questo evento tanto atteso dalla provincia, inaugurata la TAC e anche la risonanza magnetica. È una giornata particolare per Agrigento, sicuramente una giornata che è una sorta di tempi supplementari. Noi avremmo dovuto avere nel tempo della partita festeggiare questo momento di inaugurazione, di apertura, finalmente un restituire alla città ciò che sono i suoi bisogni. Molti hanno chiesto al commissario e si sono complimentati col commissario rispetto alla celerità con cui ha realizzato questo obiettivo. Io credo che dovremmo chiederci dovremmo davvero chiederlo a gran voce per quale motivo non si è fatto prima. Quindi vorrà dire che c'è stata una volontà, quella volontà che continua a tenere questa città prigioniera, non si capisce bene per la verità di quale volontà, per quali obiettivi o per quali risultati. Rimane il rammarico per Mariella Lobello di non essere stata confermata alla regione nel suo assessorato? Beh, io credo che non sia un problema di non confermata. Chi ha seguito quasi al photo finish questa sorta di minuto per minuto della formazione della nuova giunta sa che nel pensiero del presidente Crocetta io ero assolutamente dentro. Poi invece equilibri che hanno visto spostarsi su Siracusa hanno all'ultimo momento fatto arrivare al presidente l'esigenza che l'equilibrio al governo della regione viene prima di tutto. So per certo, oggi sono assessore in carica, sono qui il rappresentante del presidente e dell'assessore Borsellino, vedremo nei prossimi giorni cosa accade.